Pace di Cristo, siete in collegamento con un podcast Antioca. Grazie ad ogni papà e ad ogni mamma che permette di ascoltare ai propri bambini questo programma, fondato solo ed esclusivamente su principi della parola del Signore, affinché ognuno di loro possa crescere nelle sue vie, ponendo pienamente la loro fiducia nel Signore fin dalla propria fanciullezza, proprio come dice Salmi, capitolo 71, versetto 5. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Scaricando l'app Antioca potrete accedere anche all'area video sezione Pulsarcast Bimbi. Dio vi benedica e grazie per permetterci entrare nelle vostre case. Benedica, gloria sia il nome del Signore. Come ancora oggi possiamo avere questo momentino insieme, veramente arrivando alla scuola di Gesù. Vediamo, bimbi, veramente la mano del Signore con questo programma di podcast Antioca con la sezione dei bimbi. Gloria a Dio, bimbi. Prima di iniziare, facciamo subito una pregherina perché abbiamo tantissime cose da condividere insieme. Ci saranno tantissime notizie, bebè, news bebè, news bebè. Grazie Signor Gesù, Signore, ti ringrazio Signore Gesù per come ancora oggi ci ha donato questo giorno di vita, Signore, e come tutti questi bimbi, Signore, possono essere in ascolto in questo momento con podcast Antioca, Signore. Io ti chiedo di benedire la vita di ognuno di loro che sta ascoltando e che ascolterà, Signore. Dona tua protezione, Signore, saggezza, Signore, ognuno di loro, Signore, e che possono essere fermi e saldi nelle tue vie, Signore Gesù. Preghiamo, Signore Gesù, per la loro salvezza, Signore Gesù, e preghiamo per il loro camminare in te, Signore. Nel nome di Gesù, amen, amen. Bimbi, oggi la maestra c'ha un pochino la vocina, un po' così, un po' cadente, però gloria a Dio che possiamo parlare, gloria a Dio che ci ha donato questo alito di vita e gloria a Dio anche per la vocina un pochino calente oggi, che è un pochino cadente, però gloria sia il nome del Signore, niente ci fermerà di lodare il suo nome, bimbi. Gloria a Dio, bimbi, gloria sia il nome del Signore, come oggi permette di stare per la 46esima volta insieme con podcast Antioca. Questa è la 46esima puntatina che facciamo insieme. Mamma mia, com'è grande, come sono tante queste puntatine, vero? Qui oggi con me c'è la sorellina Esther, saluta, pace, saluta, pace.
di Cristo. Un po' più forte. Vai, saluta. Non c'ho la cucina questa bimba. Non c'ho la cucina. Vediamo se dopo riesce a dire un qualcosina. Però lei adesso oggi è qui con me. Stando insieme con podcast Antioca, bimbi, gloria a Dio, bimbi, per come il Signore si è glorificato e manifestato questo weekend. E ieri domenica abbiamo avuto la presentazione al Signore di due bebè piccoli piccoli. Chi sono questi bebè? Vediamo un pochino. Uno era una sorellina e l'altro era un fratellino, insieme sono stati presentati al Signore, la sorellina Grace Vittoria e il fratellino Elia. Gloria a Dio, benedizioni per le loro famiglie, benedizioni nelle loro vite, gloria sia il nome del Signore per come ancora la famiglia di Cristo cresce, cresce, ci saranno tanti bimbi, gloria a Dio, alle classi delle scuole domenicali, gloria sia il nome del Signore ancora per tutti i bimbi in ascolto di Torino, di Milano e di tutta Italia. Gloria a Dio, bimbi, prima di iniziare il tema di oggi vogliamo cantare insieme un'altra canzoncina, e poi entreremo nel tema. Amen. Bimbi, vogliamo cantare al Signore con tutto il cuore, alleluia, certo, gloria sia il nome del Signore. Bimbi, vogliamo andare avanti con un'altra news bebè, bimbi, vediamo. La settimana scorsa è stato il compleanno di due fratellini nella chiesa di Torino, ieri era il compleanno del fratellino Michele, e in settimana è stato il compleanno del fratellino David. Gloria a Dio, benedizioni fratellino Michele, benedizioni fratellino David, gloria a Dio. E insieme vogliamo cantare una benedizione per questi fratellini, insieme, forza, tutti insieme bimbi, cantiamo. Ti benedica Gesù, ti benedica Gesù, vi benedica Gesù, vi benedica Gesù, alleluia, un applauso al nostro Signore. Amen. Grazie Signore per la vita del fratellino David che ha compiuto 4 anni. Ogni giorno che il Signore ti dona, fratellino, ringrazialo con tutto il cuore. Grazie Signore per questo giorno, per la mia vita, per la mia salute, gloria a Dio. Grazie per la mia famiglia, grazie per la mia famiglia in Cristo, per tutti
tutti, tutti e tutto quello che Lui ci dona. Gloria a Dio. E ancora, fratellino Michele, anche per te ringraziamo il Signore per la tua vita. E sei un grande esempio per gli altri fratellini che stanno crescendo, gloria a Dio. Quindi mi raccomando, un grande esempio per tutti i bimbi. Ancora veramente vogliamo adesso, dopo tante notizie news bebè, dopo tanti veramente ringraziamenti al Signore, continuiamo a ringraziare il Signore, vogliamo passare al tema di oggi, bimbi, gloria a Dio. Adesso tutti attenti ad ascoltare il messaggino che il Signore ha preparato per ognuno di noi. Amen. Amen, bimbi. Gloria a Dio. Bimbi, questo tema è un tema molto importante. Parla con voi, io adesso ho dimenticato di dire che parla con voi la maestra Deborah, e volevo dirvi che questo tema è molto molto importante. Perché? Perché, bimbi, non so se mai vi è capitato, però magari può avvenire in voi un momento di scoraggiamento, un momento di prova, magari a scuola, oppure magari dovete fare un esame, dovete fare una verifica a scuola, oppure un esame, no? Allora, bimbi, una cosa che io, il Signore mi ha sempre insegnato da piccolina, che io tutto posso in Cristo che mi fortifica, bimbi. Perché, bimbi, vi dico questo? Perché tanti bimbi a volte, magari presi dallo studiare, no, devo studiare perché domani c'è la verifica, no, non vengo in chiesa, non vengo alla riunione, ho tanti compiti. Allarmino, bimbi, allarmino. Bimbi, attenzione. Non esistono scuse per non venire alla casa del Signore. Vi ricordate quella puntata che abbiamo detto? Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Quindi, bimbi, non ci sono scuse. Se tu cerchi prima il regno del Signore, cerchi veramente prima il suo volto, cerchi prima veramente la sua presenza, stai lì in preghiera, vieni al culto, il resto, bimbi, vi posso assicurare con la parola che il resto vi sopraggiungerà. E tante testimonianze abbiamo anche di bimbi grandi che venendo in chiesa nonostante questo e studiando ovviamente quello che hanno studiato per il giorno dopo, magari per la verifica, per l'esame, bimbi, il Signore vi andrà a ricompensare, vi andrà a benedire con la sua mano potente. Perché? Perché voi avete messo prima il Signore, prima la riunione, prima il culto, prima la preghiera, prima il Signore, e poi il Signore vi benedirà. Questo cosa vuol dire, bimbi? Il versettino che vi dicevo prima di Filippesi 4:13 dice: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Perché tante volte, bimbi, pensiamo che tutto quello che noi riusciamo ad ottenere, a fare, magari nella giornata, magari a scuola, oppure magari in un weekend, riusciamo a fare un qualcosa di bello, riusciamo ad ottenere, a vedere un risultato positivo, pensiamo che è tutto proviene dalle nostre forze. Bimbi, allarmino, bimbi, allarmino, bimbi. No, no, non è così. Perché, bimbi, adesso andiamo a leggere dei versetti insieme dove la parola ci dice che noi, colui che ci fortifica, colui che ci sostiene, colui che veramente ci dà la forza, è il Signore, di fare un qualcosa, di veramente di quando stiamo passando magari un momento di debolezza, allora diciamo: io sono forte in Cristo, Signore, io non voglio perdere il tuo sguardo in te, ma io voglio guardare solo a te, perché tu sei la mia roccia, sei la mia rocca, sei la mia fortezza. Insieme, bimbi, andiamo a leggere in Geremia capitolo 9 versetto 23. Così dice l'Eterno: il savio non si glori della sua sapienza,
Il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, di aver senno e di conoscere me, che sono l'Eterno. Quindi, bimbi, la nostra forza, questo ci dice che la nostra forza non è nostra. Quando diciamo la nostra forza, no, la tua forza, Signore, in me, grazie per come io posso fare tutto in te, magari non so, andare al parco e scavalcare un qualcosa, no, e di alto, magari fare una gara agli ostacoli, no, magari quando superiamo, quando vediamo risultati positivi, come veramente è la nostra vita in Cristo, come un atleta, no, che siamo lì, che corriamo questa lunga corsa, veramente del Signore, però con cosa? Con le nostre forze? No, bimbi, con le forze del Signore, bimbi. Una cosa, bimbi, ci dobbiamo gloriare di aver conosciuto e di conoscere Cristo il Signore. Amen. Solo di quello dice la parola. Però il savio non si glori della sapienza. Io sono forte, quindi mi glorio che io sono forte. Io sono ricco perché io sono ricco. Gloria a Dio. Ma invece, bimbi, una cosa, dobbiamo gloriarci di aver conosciuto il nostro Signore Gesù Cristo e di farlo conoscere anche agli altri amichetti. Un altro versetto di 2 Corinzi, capitolo 12, versetto 10, bimbi, dice così: quando sono debole, è allora che sono forte. È il Signore che ci dà quella forza di andare avanti, di superare ogni cosa, di superare ogni ostacolo veramente che si pone davanti a noi, di superare ogni prova che il Signore ci invia, di superare ogni cosa con la sua forza, perché con le nostre forze, bimbi, non arriveremo a nulla, bimbi, non ce la faremo, bimbi, un giorno, due giorni, tre giorni, sì, con le nostre forze, ma non per tutti i giorni che il Signore ci ha dato. Quindi la nostra forza deve essere quella del Signore, amen. Gloria a Dio, perché bimbi? Un altro versettino, ma ce ne sono tantissimi, bimbi, ce ne sono tantissimi. Ne leggiamo qualcuno insieme. In 2 Samuele, capitolo 22, versetto 2 dice così: l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza e il mio liberatore. Che bello, bimbi, la mia fortezza in colui, veramente io voglio essere forte in colui che mi fortifica, ovviamente io voglio, posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E ancora in Efesini 3,16 dice così, guardate cosa dice: perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo di chi? Per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Bimbi, noi siamo fortificati e il Signore ci fortifica con la potenza del suo spirito. Gloria a Dio, grazie Signore per come tu mi fortifichi giorno per giorno. E ancora l'ultimo versettino, bimbi, che si trova in Isaia 41,10, dice proprio così: non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, alleluia, e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia, alleluia, bimbi, che bello, io ti fortifico e anche ti aiuto, che bello, veramente confidare nel Signore e sapere che con Lui, veramente in Lui siamo forti, e tutto quello che noi facciamo, bimbi, è un bellissimo consiglio che dice la parola del Signore, in ogni cosa che noi vogliamo fare, ci prefissiamo di fare sempre nei piani del Signore, e sapere che è Lui che ci fortifica, sapere che è Lui a tenere il controllo di noi, del nostro camminare, del nostro agire in Lui. Quindi gloria sia al nome del Signore, bimbi, per come abbiamo un Dio forte, alleluia. Non so chi di voi conosce quel canto che dice, Sorellina Ester, vediamo se mi aiuta, che dice:
grande e forte il nostro Dio, grande e forte il nostro Dio, grande e forte il nostro Dio. Amen, alleluia. Ok, quindi lo impariamo insieme per chi non lo conosce e diciamo insieme: grande e forte il nostro Dio, gloria sia il nome del Signore. Insieme, forza, grande e forte il nostro Dio, grande e forte il nostro Dio, grande e forte il nostro Dio. Alleluia, grazie Signore, grazie per come tu ci fortifichi Signore, per come tu ci aiuti e ci sostieni Signore, con la tua mano potente Signore, con la potenza del tuo spirito Signore Gesù. Alleluia, grazie per come tu mi sostieni e quando sono debole è allora che sono forte. Alleluia Jesus, e ci glorifichiamo, vogliamo glorificarci di una sola cosa, gloriarci di una sola cosa, bimbi, di aver conosciuto te Signore. Amen. Non voglio gloriarmi della sapienza, non voglio gloriarmi della mia forza, non voglio gloriarmi delle mie ricchezze, ma solo di aver conosciuto te, il mio Dio, Signore e Salvatore. Amen, bimbi, gloria sia il nome del Signore. Veramente oggi vogliamo dire: Signore, io posso ogni cosa in te, perché tu mi fortifichi, perché sei tu veramente la mia fortezza, bimbi. Quindi vi raccomando, ogni cosa che dovete fare nelle mani del Signore. Signore, tu sei la mia fortezza. E io veramente voglio confidare in te, ho fiducia in te, ho fede in te. Amen. Voglio cercare prima il tuo volto e poi le altre cose saranno sopraggiunte. Bimbi, non è la nostra forza quello che facciamo, non è che dici vai, sì, ce la puoi fare, vai, vai. Attenzione, bimbi, come dobbiamo parlare? Parliamo come la parola dice di parlare, con salmi, con canti, no? Tra i figlioletti del Signore, tra noi figli di Dio. E sapete come possiamo dire? Sì che puoi, ma solo in Cristo Gesù, perché è Lui che ci fortifica. Amen, bimbi. Quindi voglio darvi un saluto speciale, veramente nell'amore del Signore. E prima di concludere questa puntatina, durante, non so per chi di voi lo sa, siamo stati la settimana scorsa a Napoli, e con il pastore, un piccolo gruppo della chiesa, e il pastore, il ministro Brocchetta, il ministro Luongo, Bracuto,
siamo andati a Napoli per un convegno tutti insieme dell'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù Bimbi, da tante chiese ci siamo riuniti per glorificare il nome del Signore. E allora in questo convegno Bimbi c'era anche una classe domenicale dove c'erano tutti i bimbi che potevano partecipare. La sorellina Esther ha partecipato, gloria a Dio, insieme ad altri bimbi di altre chiese dell'Italia, eh? Quindi che bello che possiamo condividere anche tutto questo insieme. E adesso vogliamo farvi ascoltare un messaggino che la sorellina Estera aveva registrato durante il viaggio di ritorno, per tutti i bimbi della chiesa di Torino, di Milano e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quindi vi saluterò con questo messaggino della sorellina Estera e ancora voglio salutare a tutti i bimbi che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno, e grazie ad ogni papà, ad ogni mamma che hanno permesso ai loro bambini di ascoltare Podcast Antioca e che ci avete fatto entrare nelle vostre case. Quindi gloria sia il nome del Signore, tutti insieme in ascolto con Podcast Antioca. Vi invito anche, se avete qualche testimonianza da condividere, un messaggino, un saluto, un canto che volete condividere con altri bimbi, inviatelo alla maestra Deborah al 392 32 95 369. Che bello testimoniare le meraviglie del Signore, bimbi. Io vi saluto nell'amore del Signore. Ci risentiremo alla prossima puntata, lunedì, se Dio permette, se Dio ci terrà in vita, gloria a Dio. Quindi un saluto speciale, diciamo insieme a tutti i bimbi. Qua c'è la sorellina Esther, quindi diciamo insieme ai fratellini Gerardi, Asia, Michele e Gloria, e ancora Rebecca, e ancora Elia, e ancora Kristen, Ruben, e ancora Micaela, Amina, Giosuè, e ancora Francesca, Chanel, e ancora vediamo ancora Samuele, Samuele, e poi ancora non voglio dimenticarmi di nessuno, bimbi, e ancora vediamo Fabio da Milano, Isaia e Grace da Milano, gloria a Dio. Si è aggiunta un'altra ascoltatrice, Dio ti benedica Grace, gloria sia il nome del Signore. E poi Talisha, Mattia, Giulia, David, tutto Mezzipo che ascolta il podcast Antioca, che Dio vi benedica. Un saluto, un abbraccio nell'amore del Signore, veramente siete nelle mie preghiere ogni giorno insieme alla sorellina Esther. Un saluto, che Dio vi benedica, bimbi, pace di Cristo! Pace di Antioca di Torino e di Milano. Un saluto dalla sorellina Esther, ma io volevo solo registrare un messaggino, ma stavo dormendo, ma non volevo salutarmi perché non posso andare a Lola, un saluto dalla sorellina Esther, tornando da Napoli, tornando da Torino. Un saluto da Rebecca, Isaia, Samuele e della sorellina Estelle Wong da 4 anni. Ma domani ci sarà la riunione in spagnolo della sorellina della mamma di Samuele. Alleluia. Ma tornando da Torino, ma meglio, ma sto andando da Napoli, non va bene, ma c'è Dio, ma questo gli angioletti, ma questo mistero, ma perché questi ascoltatori stanno ascoltando del podcast Antioca di Torino e di Milano. Pace di Cristo. Pace di Cristo, siete in collegamento con il podcast Antioca. Grazie ad ogni papà e ad ogni mamma che permette di ascoltare ai propri bambini questo programma, fondato solo ed esclusivamente sui principi della parola del Signore.
affinché ognuno di loro possa crescere nelle sue vie, ponendo pienamente la loro fiducia nel Signore fin dalla propria fanciullezza, proprio come dice Salmi, capitolo 71, versetto 5. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Scaricando l'app Antioca potete accedere anche all'area video sezione Pulsarcast Bimbi. Dio vi benedica e grazie per permetterci di entrare nelle vostre case.